Quando Papa Francesco ha attraversato in auto Piazza San Francesco al suo arrivo ad Assisi per la giornata mondiale di preghiera per la pace, intorno alle 11.30, aveva sicuramente ancora nel cuore le parole pronunciate poche ore prima nella cappella di Casa Santa Marta. Non esiste un Dio di guerra, la guerra è solo opera del maligno, per questo è necessario pregare, anche piangere per la pace. Tutte le fedi unite nella convinzione che Dio è Dio di pace. Con questa convinzione profonda il Papa è entrato nel Sacro Convento di Assisi per partecipare alla giornata conclusiva dell'incontro Sete di Pace, Religioni e Culture in Dialogo, a 30 anni dalla prima storica preghiera delle religioni per la pace convocate nella città di San Francesco da Giovanni Paolo II. Qui è stato accolto dal custode del convento Padre Gambetti e da 5 leader religiosi come il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, il patriarca siro ortodosso di Antiochia, Ignatius Afrem II, l'arcivescovo di Canterbury, Welby, il rabbino capo di Roma, Di Segni, il vicepresidente dell'Università Al-Azhar, cuore dell'Islam sunnita, Abbas Schumann. Insieme a loro Papa Bergoglio si è spostato nel chiostro di Sisto IV, dove ha salutato uno ad uno 25 rifugiati, molti arrivati in Italia grazie ai corridoi umanitari promossi dalla comunità di Sant'Egidio, che ha organizzato questa giornata con la famiglia francescana di Assisi e la diocesi, ma anche ospiti dei centri di accoglienza e della Caritas locale. Quindi il Pontefice ha stretto la mano ai 200 relatori dei panel che hanno animato da domenica 18 l'incontro Sete di Pace su temi d'attualità come il ruolo dei credenti per arginare violenza e terrorismo, ecologia, povertà, dialogo e migrazioni. Infine, accompagnato dall'assistente della Sant'Egidio, Don Marco Gnavi, ha salutato molti rappresentanti delle chiese e religioni mondiali presenti alla giornata di preghiera.